Sì. Gentili ascoltatori di Radio Saius TV di Treviso, buonasera e ben sintonizzati con noi. Questo è il notiziario Istria Oggi, in studio Massimo Bonella. Dunque, vediamo quali sono state le principali notizie che hanno caratterizzato questa settimana. Ricordo un notiziario che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. In primo piano, Slovenia e Croazia, il Comites di Barcellona in visita alla comunità nazionale italiana. Il presidente del Comitato degli Italiani residenti all'estero di Barcellona, Alessandro Zehetner, è in questi giorni in visita in Croazia e Slovenia per incontrare gli esponenti delle istituzioni della comunità nazionale italiana. In Slovenia, Zehetner ha visitato nei giorni scorsi le sedi di TV e Radio Capodistria, Palazzo Gravisi a Capodistria e Casa Tartini a Pirano, dove ha incontrato i presidenti delle rispettive comunità degli italiani e Can, accompagnato dal presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremol e dal vicepresidente dell'Assemblea Unione Italiana Paolo De Marin. Dopo le comunità degli italiani, delle località istriane di Buie e Umago e le visite al centro di ricerche storiche di Rovigno e alla comunità degli italiani di Dignano, dove ha incontrato il rispettivo, introdotto e coordinato dal consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli, Venezia Giulia, Igor Gaborec, hanno partecipato Ezio Gosnac, caporedattore e quindicinale Dom Diego Navarria, sindaco di Carlina e presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana, Igor Jelen, professore di Geografia Economica Politica dell'Università degli Studi di Trieste e Mauro Canciani, consigliere comunale di Udine. Presente in qualità di relatore anche il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, che nel suo intervento ha presentato il sistema di rappresentanza e di partecipazione politica della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia nei suoi vari aspetti, sia positivi sia problematici. Andiamo avanti. Gorizia. La scorsa settimana si è tenuta a Gorizia la sesta riunione Monitoring Committee Interreg VUA Italia-Slovenia 2014-2020. All'incontro ha partecipato il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremol assieme al responsabile dell'ufficio Europa dell'Unione Italiana di Capodistria Marco Gregoric in rappresentanza della comunità nazionale italiana. Sono stati toccati vari temi, il principale e più importante per la comunità nazionale italiana in Slovenia e quella slovena in Italia è stato quello sui bandi per i progetti strategici che verranno presto approvati. Uno di questi riguarda anche le minoranze. Aggiungiamo anche il plurilinguismo e la multiculturalità. Ci spostiamo adesso a Firenze, Firenze-Siena. Anche quest'anno l'Unione Italiana, in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, grazie al sostegno della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, ha organizzato il viaggio studio per gli alunni delle ultime classi delle scuole elementari italiane della Croazia e della Slovenia. Si tratta di un percorso didattico che da Firenze a Siena ripercorre il periodo storico che parte dalla cultura romano-gotica fino all'età comunale per concludersi con i trionfi rinascimentali attraverso le visite ai luoghi principali rappresentanti le diverse epoche. Hanno preso parte alle quattro escursioni studio scusate, hanno preso parte alle quattro escursioni studio della durata di 3 giorni ciascuna, oltre 200 studenti, accompagnati da una trentina di insegnanti. Si è svolto sabato scorso presso la Sala Mostre della Comunità degli Italiani di Fiume a Palazzo Mondello l'annuale incontro dei poeti italiani e dell'area quarnerina dal titolo Dal Tirreno al Quarnero, passando per il Po, organizzato dallo scrittore connazionale Giacomo Scotti. La poetessa Laura Marchig ha aperto la serata con la lettura di un saggio della sua nuova opera, Il pane dei morti, dopo la quale si sono
alternati diversi altri poeti provenienti dall'Italia, alcuni per la prima volta a Fiume. La serata si è chiusa con la lettura da parte di Giacomo Scotti di una commovente poesia scritta per la moglie e l'esibizione di una band napoletana formata dal cantautore Vanni d'Alessio, il bassista Luca Malatesti e il chitarrista Benedict Perak. Durante il ricoprogramma si sono esibite anche le ragazze dell'orchestra di flauti della sezione di Fiume del Centro Studi di Musica Classica Luigi Dalla Piccola, dirette dalla maestra Paola Radin. Abbiamo ancora il tempo per una notizia. Capodistria, giovedì 26 ottobre alle ore 19, in occasione dei 100 anni della battaglia di Caporetto 1917-2017, si svolgerà a Palazzo Gravisi, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, il concerto Racconto Immagine Non Capivamo, dedicato alla Grande Guerra. Giorgio Monte, voce narrante, Gianni Fassetta, fisarmonica, Romeo Pignat, testi. E alle 19:54 termina qui l'edizione di Istria Oggi. Apro una parentesi: noi spesso vediamo in questi giorni, da qualche anno a questa parte, delle strane maschere, no? La notte di Halloween, così parla di queste cose. Io vorrei ricordare che i nostri morti sono cari e insomma, sarebbe meglio concentrarsi un attimino su quello che è il ricordo, su quello che ci hanno lasciato, piuttosto che prendere in giro con queste, come dire, maschere antipatiche, odiose, insopportabili, insopportabili veramente. Dobbiamo sempre andare a copiare dagli altri, da oltre Atlantico. Cerchiamo invece, una volta tanto, di avere una nostra identità. E ripeto, concentrarsi in un momento così delicato, in un momento così triste su quello che ci hanno lasciato i nostri morti e non prenderli in giro con quelle maschere che fanno schifo. È tutto, grazie per averci seguito. Vi rimando alle prossime repliche tutti i giorni alle 19:45 con Istria Oggi da Massimo Brunella che è condotto in studio. Un buon proseguimento con i nostri programmi.